stavo controllando le mie scarpe che sono un po' infarinate perché oggi ci occupiamo di dolci, ma sono qui anche in compagnia del nostro Babbo Natale che ci ha fatto appunto da mascotte per tutte queste festività. E io avevo chiesto al gentil pubblico di scriverci su Anna e sui fornelli @norba.it per dargli un nome. In pole position c'era Nello da fornello, ma anche Otto da biscotto, ma visto che oggi facciamo il bocconotto, perché non BB Babbo Bocconotto? Vabbè, bando alle ciance, continuate comunque a seguirci sui nostri social, Anna e i suoi fornelli, che noi siamo molto presenti e anche voi molto attivi, non mancate, scriveteci anche così per degli auguri, per dire la vostra. Ma adesso continuiamo nella ricetta di Paolo Fornario, appunto con il bocconotto, quest'oggi alle amarene, perché originariamente invece veniva fatto con il cioccolato ed il caffè che noi abbiamo qua, ce lo siamo bevuti durante la pausa, però giustamente tu l'hai rivisitato e anche questa è un'altra idea. Prima della pubblicità vi abbiamo lasciato spiegandovi che sia la pasta frolla che la crema vanno fatte riposare in frigo dal giorno prima e infatti abbiamo il risultato della crema dopo 12 ore di frigo. Abbiamo preparato già i bocconotti e abbiamo preparato naturalmente anche i tappi. Allora a questo punto, mamma mia, sembra quasi un figliolo che io mi cullo quest'oggi e te lo passo. Grazie per, Anna. Così vedrete esattamente prima come della crema, andranno. Cara Anna, andiamo ad aggiungere. Sì, però tu mi rimetti sempre davanti questa cosa, era una scusa per allontanarlo, però non ti preoccupare, grazie. Io faccio il mio dovere e tu fai il tuo. Grazie Anna, grazie. Io devo spallare gli oggetti da davanti, diciamo, alla lavorazione, spallare, voce verba spallare, che è un termine che diciamo è utilizzato nel gergo televisivo e anche cinematografico, perché sennò uno dice spallare, sembra che gli do una spallata. Oppure fatti più là. Mettiamo quindi le nostre amarene. Sì, le amarene, visto che diamo il ripieno. Questo. Non tutto con la crema perché altrimenti ha un gusto, cioè piace anche solo crema dalle parti nostre, ma è più gustevole mangiarlo così con le amarene, dà un retrogusto col pH acido della amarena, spezza un po', diciamo. Fatto questo andiamo a inserire su i nostri coperchi, diciamo sempre fatti di pasta frolla, sempre impressi con le mani, andiamo a fare la classica forma con la cupoletta in alto, così. Okay. E siamo pronti per andare in cottura, che si qua chiudiamo. Ok. Ecco, solo con premere con solo il pollice, l'indice, piano piano sulla. La grande classe, io ci mettiamo un quarto d'ora a fare. Guarda, tutto questo. Tutto qua. Scusa se ti chiedo di prego spostarti, perché io qua ho pronta la teglia. Perfetto. Per infornare, grazie, i nostri, grazie, grazie. Bocconotti. Andiamo. Questa è la rifinitura. La rifinitura, andiamo a tutto quello che è in eccesso della pasta. Guardate che perfezione. Alla fine avrà un peso di 80 grammi questo, Si sente, lo sento sinceramente. Come dicevi te, cioccolato, per i più piccini anche le mamme si possono divertire con la Nutella. Allora, in forno per quanto tempo, a quanti 15 gradi? 15 minuti e 170 gradi, per chi ha il forno ventilato, chi ha il forno statico anche 180 gradi, 12 minuti, qualche minuto in meno. Perfetto, diciamo. Grazie per il consiglio, vado in forno e torno. Trascorsi quindi 15 minuti di cottura. Perfetto. Al forno vanno fatti riposare, chiaramente, cosa che abbiamo già fatto, e non ci resta che finire il nostro la presentazione, nonché l'assaggio, perché noi assaggiamo andiamo sempre tutto quello che i nostri chef, i nostri pasticceri ci propongono. Diamo una spolveratina di zucchero a velo. E che tra l'altro poi fa effetto neve questo prodotto, si può fare anche salato invece della pasta frolla. Certo. La pasta sfoglia, vanno guarniti con perfetto, i funghi, sì. Il tartufo anche. Le animelle per esempio anche. Come si fa in Abruzzo, quindi sono ormai tutto, mi sono fatto una cultura del bocconotto non indifferente. Gli mettiamo un po' di decorazione chiaramente stile, perché, stile esatto, visto come il periodo che stiamo vivendo. Sono foglie, si è portato tutto di pungitopo. Però insomma io so che mandorla, questo dolce non viene presentato solo diciamo in questa forma così piccola, così esigua di 80 certo grammi l'uno così, certo. So che a Martina Franca si fa anche quello grande, a diciamo forma il di torta. Anna, infatti ti ho fatto una piccola sorpresa in onore di questa adoro le sorprese, vedi che non finiscono mai, già passato Natale e ancora sorprese. La torta bocconotto. Ah, che meraviglia, guardate, questa adesso ce la mangeremo proprio.
Da. Ce la gusteremo tutta, meno male, perché sennò questi 80 grammi l'uno qui siamo in facciamo tante a dovercela spartire delle piccole e saremmo litigata, okay, caro il mio Paolo fornaio di professione pasticcere. Certo. Mettiamo le nostre piccole bacche. Come? Ok. Ok. Guardate che proprio maestro, scusa, so che ti offendi perché tu sei molto umile. Pasticcere. Però mi piace molto, insomma, questa la semplicità anche con cui fai queste cose tocco, in realtà. Questo tocco, diciamo, giusto per rendere il Natale o le festività di fine anno, visto che siamo già quasi a fine anno, e abbiamo voilà creato il nostro rosa. Il nostro bocconotto grande invece andiamo a finirtelo così. Andiamo a inserire il nostro bocconotto baby, perché abbiamo quello grande, adesso abbiamo anche, andiamo a scrivergli anche il figliuolo. Mi permetto di fare una piccola targa, visto che siamo qua a fine quasi anno, quindi andiamo a crearlo per buon anno. Buon anno. Ok. Ma veramente qui decliniamo tutto col mio nome, io direi buon anno a tutti! Buon anno ai suoi fornelli a tutti! Ecco qua, e voilà, buon anno, e anche questo ce lo mangeremo. E allora non ci resta che brindare questa puntata dolce, grazie alla presenza di Paolo Fornaio, insieme a Maria Grazia Galasso dell'Associazione Italiana Sommelier Puglia. Oh, Maria Grazia. Salve a tutti. Prego, ti puoi avvicinare così fai un brindisi insieme a noi. Che cosa ci hai portato quest'oggi? Allora, vi ho portato un passito di primitivo, perché con i dolci noi dell'Associazione Italiana Sommelier abbiniamo sempre un vino dolce o uno spumante dolce. In questo caso proprio un passito di primitivo che è tipico pugliese, che viene fatto lasciando appassire in pianta i grappoli dell'uva e poi viene vinificato e quindi prodotto in questa maniera. Bene, noi vi diamo l'appuntamento come sempre domani, che noi siamo presenti a tutte le vostre feste. Non mancate un'altra puntata speciale dedicata ai dolci, dolci qui a Danna e i suoi fornelli. A domani, auguri, auguri ancora e buone feste. Grazie. Antonio? Anna, vieni pure. Ah, finalmente nella tua cucina. Benvenuta. Cosa stai preparando? Stiamo preparando un ottimo salmone con una pelle croccante e dorata. Ma non è che rischia di bruciarsi? No. È antiaderente? È super antiaderente. E tra l'altro è un prodotto resistente a tagli, graffi e usura. Ma certo, le ho riconosciute. Sono le stesse che uso nella mia cucina, Accademia Mugnano. Cucina sano, cucina italiano. Ok, dammi una mano allora. Non è che mi scotto? No, hanno un manico antiscottatura e hanno un indicatore di calore termo ok. A prova di bimbo? A prova di bimbo e segnala la temperatura ideale per cucinare. Ma che linea elegante. È resistente e rivestite in polvere di diamante. I diamanti sono i migliori amici delle donne. Diamonds are the girl's best friend. Diamante di luna di Accademia Mugnano. Oh, hanno suonato, vado ad aprire. Questo appuntamento è stato offerto da 80 anni al vostro servizio. C'è la nostra passione. Despar, passione per i freschi. Buon minestrone, Orogel. Meraviglioso. Accademia Mugnano, cucina sano, cucina italiano. Vini di eccellenza delle cantine Paolo Leo, Salento in purezza. www.paololeo.it. Una pasta profumata e tenace, tracciata dal campo alla tavola. Granoro dedicato. L'origine è la differenza. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Fino al 31 dicembre, trasporto e montaggio sono in regalo. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Di Marno Group, a servizio della migliore alimentazione. DiMarnoGroup.it. Patate Coppola.